Durante i controlli effettuati dai Carabinieri durante la settimana di Ferragosto, quando molte abitazioni erano vuote perché i proprietari erano in vacanza, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese di 35 anni per tentato furto aggravato. Il fatto è accaduto la scorsa notte nel territorio del comune di Fiorano Canavese, dove i militari della compagnia di Vrea sono stati allertati per dei rumori sospetti che provenivano da un villino il cui proprietario si trovava per qualche giorno in vacanza. I Carabinieri della stazione di Vrea, prontamente giunti sul posto unitamente a un equipaggio del nucleo operativo radiomobile nel riscontrare che la porta principale d'ingresso della villetta era di Velta si sono introdotti all'interno intercettando un soggetto che tentava di darsi la fuga dapprima dal vano scale e successivamente visto che la strada era sbarrata dai militari da una finestra posta al piano superiore. L'uomo raggiunto dai carabinieri nel tentativo di divincolarsi li ha aggrediti brandendo un cacciavite e una barra metallica e iniziando una violenta collutazione prima di essere definitivamente bloccato e arrestato. All'interno del villino, completamente messo a socquadro, i militari dell'arma hanno riscontrato che il 35enne, dopo aver trovato la cassaforte nascosta nello studio, con arnesi da scasso, era riuscito quasi a smurarla. Provando ad appropriarsi del denaro e dei monili custoditi al suo interno, nel valore complessivo superiore ai 50.000 euro. All'esito della perquisizione personale, gli sono stati trovati addosso piccoli oggetti preziosi, sempre sottratti nell'abitazione, e inoltre si è scoperto come avesse già accantonato all'esterno dell'edificio anche alcuni capi di abbigliamento pronti a essere portati via. L'uomo era in carcere in attesa dell'udienza di convalida fissata nei prossimi giorni.